l'occasione per il cuore della gente. Sta le radio che dà voce alla musica emergente. È una porta senza chiave, da valore fino a poco. È il volume per l'artista che si sta mettendo in gioco. La speranza, stare radio. Amici all'ascolto, buon pomeriggio e benvenuti a un'altra puntata di Stare Radio condotta da Salvo Battaglia. E come sempre avremo un ospite, un gradito ospite che fa parte comunque della scena emergente, indipendente, chiamiamoli così, ormai hanno questo nome ma sono sempre comunque degli artisti. Oggi vi presento un artista speciale. Lei si chiama Yohara. Ciao Yohara. Ciao a tutti, grazie. Bentrovate intanto qui a Stare Radio, questa trasmissione che vuole essere un attimino una passerella, un attimino così una fotografia di quello che sono gli artisti oggi. Lo facciamo ormai da anni, quindi ne sono passati di artisti sotto questi ponti, come si suol dire, no? Oggi tocca a te perché da quasi un mesetto è uscito questo tuo secondo inedito che si chiama All Right. All Right come per dire che va tutto bene, no? Sì, esatto. Ecco, sì. Ma diciamo che in questo momento non è proprio così, cioè diciamo che non va proprio tutto bene, no? Quindi no. Cosa vuole essere questo tuo brano, questo tuo inno a cosa? Diciamo che in realtà questa canzone nasce da un'esperienza negativa. Però appunto si chiama All Right perché all'interno c'è anche questo messaggio positivo, ovvero di non soffermarsi troppo sulla negatività che ti succede, ma di trovare sempre uno spunto per andare avanti. Quindi diciamo sì, è un messaggio abbastanza positivo, sì, e soprattutto in questo periodo direi che serve, perciò. No, su questo guarda, hai ragione da vendere ed è proprio così. La mia voleva essere un attimino una spinta a farti commentare quello che era il brano e sono d'accordissimo con te che comunque All Right è sì, pieno di positività e deve essere così per tutti, altrimenti ragazzi non ne usciamo più, no? E quindi, esatto. E quindi è giusto che sia così. Senti Yohara, io ho letto e ho notato con veramente con molta attenzione, diciamo, il tuo percorso artistico, che è molto singolare. Voglio dire, tu sei italiana, nata a Roma, però poi trapiantata a New York, ci sei stata per un lungo periodo di tempo e poi rientrata nuovamente in Italia. Ecco, questa tua esperienza, se puoi fare un confronto tra quello che è l'artista emergente, chiamiamolo così, o per meglio dire non ancora big, se puoi fare questo confronto tra quello che è la realtà americana, newyorkese, dove tu hai vissuto, e la nostra. Certo, beh sì, sono due realtà completamente diverse, anche diciamo io comunque sì, sono nata qua, però ho vissuto molto fuori, ho sempre fatto avanti e indietro comunque, quindi sono entrata in contatto con due mondi completamente diversi e anche a livello diciamo scolastico sono proprio due mondi completamente diversi anche in ambito artistico. Quindi non lo so, mi ritengo fortunata perché sono riuscita a cogliere qualcosa da qua e qualcosa da là, sia in ambito musicale che scolastico, quindi sì, sono molto contenta di questo. Ti manca un po' l'America? Ah, per certe cose sicuramente sì, nel senso a me manca parlare in inglese, infatti qui a Roma in senso parlo in inglese solo con la mia migliore amica che è molto brava o con mio fratello, però insomma mi manca molto parlare sempre in inglese, sì, quello Bene. Mi manca. Senti, tornando al pezzo, è un pezzo ben fatto, molto bello e per certi versi, anche se lo sottolinei anche tu sei una grande fan di Ariana, di Ariana Grande, no? E quindi anzi oserei dire sì, che tutto forse nasce da lì.
da questa passione per questa grande artista, comunque giovanissima anche lei, però si è portata alla ribalta nel mondo, voglio dire. Quindi, come te, ci sono tantissimi che la seguono e devo dire, voglio dire, dico, anche il tuo pezzo non è che sia tanto da meno, è stato ben fatto, veramente. Grazie, Ecco, lo grazie vogliamo dire ai nostri amici come nasce All Right, perché tu hai deciso di cantarlo in inglese, nonostante tu già ce lo abbia spiegato, però voglio dire, stai in Italia e quindi voglio dire, l'idea è sempre quella magari di proporti a un mercato internazionale, no? Sì, certo, quello sì. E in realtà, guarda, l'ispirazione. Non, cioè, a volte mi vengono da scrivere cose in italiano. Infatti, adesso, diciamo, tra le prossime canzoni che usciranno, una è sicuramente in italiano e la sto scrivendo. Bene. Però, diciamo, mi è sempre venuto più facile farlo in inglese. E allora, diciamo che All Right l'ho scritta 2 o 3 anni fa, appunto per un'esperienza negativa che ho avuto, diciamo, nell'ambito dell'amore. E l'ho scritta con un mio amico che si chiama Malea. E, diciamo, io ho fatto il testo, lui invece ha fatto ovviamente tutto il resto. E diciamo che oltre a questo racconto, diciamo, ne negativo che si è fatto da questa storia, è anche un messaggio positivo, ovvero ad andare oltre, cioè a vedere anche il lato positivo di ciò che ti è successo. E nel mio caso sono molto contenta perché, diciamo, ho aperto gli occhi, nel senso che sto sempre sull'attenti ora, non mi faccio prendere in giro facilmente da chiunque, sono molto più sveglia, se si può dire. No, no, come ti sei spiegata benissimo, no, ma va bene così. Dico, nella tua vita, comunque, oltre all'inglese, oltre alla musica, oltre che a scrivere, che già è tanta roba, no? C'è anche l'attività sportiva che prevale nella tua vita, no? Ecco, se dovessi scegliere, forse è una domanda stupida, però se dovessi scegliere un domani, qual è l'amore più forte, per lo sport o per la musica? No, la musica. Senza dubbio. Sì. Quindi quello si fa giusto per sfogo, allora, ecco, Esatto, o per proprio tenersi sfogo in forma. fisico. Esatto. Sì. Ok. Esatto. Senti, tu invece con The One Boy, è stato pubblicato già comunque qualche mese fa, se non erro a luglio, Sì. e oggi invece esce, proprio circa un mese fa, è uscito Right. Ecco, tutto questo, come dicevi prima, sarà messo in un EP, in un album, no? Quando pensi che uscirà? Sicuramente penso tra qualche mesetto ancora, perché appunto sto finendo di scrivere queste canzoni, quindi tra poco sicuro ne uscirà un'altra, quindi penso sì, tra qualche mese. È un EP, sì. Senti, Sì. invece l'anno scorso questo incontro con questo personaggio, con Douglas, ecco, quanto ha influito sul tuo modo di cantare, sul tuo modo di esporti o comunque sul tuo modo di credere ancora di più in quello che stai facendo? È stata una figura essenziale, voglio dire, lo è ancora? Sì, diciamo lui è stato il primo che mi ha dato, cioè che ha creduto. Cioè, è la prima persona che mi ha dato una possibilità con appunto il suo brano, The One Boy, e diciamo che lui mi ha sempre chiesto di fargli vedere le mie bozze o comunque quello che scrivevo, cosa che non faccio vedere a molte persone, ma non perché me ne vergogno o altro, ma perché molto spesso scrivo quando sono triste o arrabbiata e magari non voglio farle vedere queste cose. Quindi, diciamo, lui mi ha spinto a fare uscire fuori le canzoni che scrivo con le mie emozioni, cosa che non mi veniva da fare prima perché me ne vergognavo. Invece adesso sono contenta di questo. Quindi sì, mi ha aiutato lui. Sì, quindi, ma questa collaborazione ancora continua oppure si è Ogni fermata lì tanto lo sento con One ancora. Boy? Ah, ok. Sì.
Comunque, io sono sicuro e sono convinto che comunque lui sia stato anche determinante in questo tuo inizio carriera, diciamo così, no? Sì, Ecco, così. quindi ha dato quel timbro, voglio dire, bisogna dare quel merito, perché tante volte, sai, l'artista pecca un pochino di presunzione, cioè nel senso che pensa di fare bene o di fare giusto, quando invece magari qualcun altro con molta esperienza ti può immettere nel binario giusto, no? Senza nulla togliere a quello che fai. Sì, Non com'era trovi? proprio il caso contrario. Sì, cioè, com'era proprio il caso contrario, ovvero ero io che non volevo, che non credevo troppo in me, lui che mi spingeva, faceva fidati di me, falla uscire questa, perché ripeto, All Right, io l'ho scritta un po' di anni fa, lui l'ha letta e mi ha sempre detto fidati di me, è scritto bene, falla uscire, cioè, è lui che mi ha spinto molto, quindi sì, sono molto contenta. Oltre a Ariana Grande, ascolti anche altre cose? Sì, spero di sì. Sì, a me No. piace molto. Ah, scusami, sì. No, no, vai, vai, vai. Ti Ah, piace? no, a me in realtà io ascolto tutto. Sicuramente i personaggi di oggi che mi piacciono di più sono sicuramente l'Ariana Grande, Rihanna, insomma, però anche a me piace molto la trap americana. E insomma, a me piace un po' di tutto, ecco, veramente a me la musica proprio tutta. Quindi. No, ebbene, è giusto che sia così, anche perché la mia domanda era per dirti che se uno finisce per ascoltare sempre una cosa, alla fine rimane anche influenzato Esatto. e rischi di fare cose simili, no? Sì, esatto. Ecco, e quindi sta cosa, bene, bene, mi fa molto piacere. Hai avuto esperienze tu di live importanti o meno importanti, o comunque un live tutto tuo che magari ti ha portato un po' in giro a farti conoscere a più gente possibile, o ancora non c'è stato modo, specialmente in Italia, visto anche il periodo, voglio dire. C'è stato modo recentemente e sono molto contenta di quell'esperienza, ovvero ad agosto ho cantato a DJ on stage a Riccione, quindi sono andata lì a Riccione e è stata un'esperienza bellissima. Cioè, all'inizio io ero spaventatissima perché il mio pubblico massimo con me avuto erano dalle 50 alle 300 persone, comunque sempre cose scolastiche o extrascolastiche. Però là c'erano 4.000 persone, quindi sono passata da 200 a 4.000 in una serata, Ebbè, quindi la mia ansia non... però immagino. sì, Però però sono sono belle molto contenta. esperienze e comunque aiutano naturalmente a crederci ancora di più, a fare ancora meglio, a carpire magari quei particolari che ti sfuggono perché non c'è l'esperienza, no? Poi Esatto. avendola magari capisci anche tanti altri movimenti che ci sono anche dietro a una canzone, voglio dire, perché noi alla fine ascoltiamo un pezzo già fatto, ma magari non sappiamo tutto quello che c'è dietro, il gran lavoro che c'è dietro, no? Sì, esatto, concordo, sì. Bene, Ioara. Allora, noi ti facciamo tanti in bocca al lupo. Magari se tu vuoi fare un appello, o per meglio dire, vuoi comunicare ai nostri amici che ci stanno ascoltando e che ci riascolteranno, dove ti possono trovare, cercare, ascoltare, magari scaricare la tua musica e seguirti, naturalmente, che oggi è diventato molto, molto importante. Ecco, lo vuoi fare? Certo, allora su Spotify si può scaricare per adesso questi due brani che ho fatto uscire, Joara, The One Boy e All Right, che è uscita adesso da un mesetto più o meno. Per quanto riguarda i social, mi potete trovare su Chiocciola, Joara Official, tutto attaccato, minuscolo. E niente, spero che se andate a sentire queste mie due canzoni vi possano piacere. Perfetto, perfetto, grazie, grazie mille per essere stata con noi. Grazie a te. Ioara, un'ultima domanda, quando tornerai in America? In questo periodo non lo so, purtroppo, non lo so, spero presto, spero l'anno prossimo, non lo so.
Bene, allora quando andrai tu ce lo farai sapere che noi Certo. a New York, a Long Island, abbiamo una carissima amica che fa il nostro stesso lavoro e lei sicuramente, anzi la salutiamo, Daniela Salella, e lei sicuramente Ciao. sarà molto felice di poterti ospitare nei suoi studi proprio a Long Island. Va bene? Ok, Va Ioara, bene. grazie per Grazie essere stata con mille. noi. Alla prossima, grazie. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Touch me with your body, baby, no time for temptation. You're full of my love, wanna call your name, but I'm so scared you'd run. Don't walk away, maybe one day you'll let me feel your love. But I will wait every single day for you to come when I feel alone. When I'm walking down the streets, I'll be thinking of the times you used to be so good to me when I'm missing you. When I think of you in bed, I'll be touching all your clothes that I still have you on my bed. So scared, I don't understand what's stopping you when I feel alone. When I'm walking down the streets, I'll be thinking of the times you used to be so good to me when I'm missing you. When I think of you in bed, I'll be touching all your clothes that I still